Era l'ottobre 1993 e il Politecnico di Milano dava vita al primo corso di laurea in disegno industriale in Italia. Un cammino lungo 30 anni che ha visto il prestigioso Ateneo milanese consolidare il proprio impegno nel settore, fino a essere riconosciuto oggi nella top 10 delle migliori scuole di design del mondo. Per noi è un fiore all'occhiello il design e Milano è conosciuta per il design anche perché noi siamo qui con la scuola di design. La maggior parte dei designer italiani sono nati e sono cresciuti, si sono formati al Politecnico e poi hanno fatto carriera e quindi hanno in qualche modo dimostrato che l'eccellenza italiana nel design è qualcosa che è un'eccellenza mondiale, essendo appunto nelle prime 10 scuole al mondo, molto richiesta anche dagli studenti internazionali. Così, per celebrare questo importante traguardo, l'Ateneo ha avviato Design Philology, un progetto innovativo che combina archivio digitale, contenuti editoriali e una piattaforma espositiva per raccontare, in modo interattivo, la storia dell'insegnamento e della ricerca in design al Politecnico di Milano. Philology è un'iniziativa in cui abbiamo raccolto molte testimonianze di quello che è stato il nostro passato. Lo abbiamo fatto prevalentemente per connettere quello che è stato il nostro passato con quello che è il presente e quello che sarà il nostro futuro. Lo abbiamo fatto raccogliendo molti documenti, dando un senso a questi documenti, facendone una lettura, chiedendo ad alcuni dei nostri docenti di strutturare a partire da tutta questa documentazione dei percorsi, che sono dei percorsi di lettura del passato che però appunto guardano al nostro futuro. Design Philology è una piccola celebrazione che ci siamo permessi e che ci vogliamo permettere anche in omaggio ai nostri studenti, studentesse presenti e passati, perché sono il nostro vero patrimonio, il nostro grande patrimonio, il nostro capitale sociale, potremmo dire, ed è su di loro che vorremmo anche puntare per il futuro, perché sono le persone che ci stanno dicendo come è cambiato il mondo del lavoro, cosa hanno fatto in questi 30 anni, come è cambiata la loro professione. Bisogna far capire alla gente che il problema dell'abitazione è fondamentalmente un problema di morale, di civiltà, di educazione, di arte e di cultura. Parte fondamentale del progetto è la mostra Design Convivio, che mette in scena un dialogo immaginario tra 8 personaggi che hanno fatto la storia del design italiano. Gio Ponti, Franco Albini, Carlo De Carli, Marco Zanuso, Achille Castiglioni, Vittoriano Viganò, Alberto Rosselli e Raffaella Crespi. Tutti prima laureati al Politecnico e poi docenti al Politecnico hanno dato un contributo fondamentale allo sviluppo del design e al suo affermarsi nell'Ateneo milanese. Il senso di questa mostra è di ricreare un dialogo tra alcune delle persone che per prime si sono occupate di design all'interno dell'università, nello specifico al Politecnico di Milano, e farlo per appunto riconnetterci con questo passato che va al di là, quindi è più lontano di quelli che sono i 30 anni dalla fondazione del primo corso di studio in design al Politecnico di Milano. Ma è anche il momento di rivolgere lo sguardo alle sfide future per il Politecnico di Milano, che nella classifica mondiale delle scuole di design punta a conquistare un posto sul podio. Vorremmo essere tra i top 3, però è molto difficile perché diciamo, la struttura dell'università italiana rende un po' complicata questa possibilità e soprattutto la struttura dei finanziamenti ministeriali di un'università pubblica. L'università italiana meriterebbe di essere finanziata di più e meglio per quanto riguarda le eccellenze. Però ci proviamo e penso che ci riusciremo.